Ok, ciao a tutti. Non so se ve l'aveva detto il professore De Russis che oggi sarei venuto io a fare questa lezione. E niente, oggi facciamo autenticazione. Più o meno voi sapete già qualcosa su autenticazione, nel senso che conoscete bene come funzionano i cookies, come funziona la session e sapete più o meno com'è questa interazione tra il server e il client. Dunque, questa lezione, come di solito, ci sarà la parte teorica all'inizio, ma che io penso che possiamo andare un po' più veloci, nel senso che queste cose più teoriche, più o meno le conoscete. E poi vi spiego questa libreria che si chiama Flask Login, che ci serve a gestire tutta questa comunicazione, a gestire l'autenticazione. E poi, dopo la pausa, come al solito, per fare questo esercizio, io ho caricato su GitHub tipo un template da cui possiamo partire, così se volete anche farlo insieme a me, così non ci annoiamo così tanto a guardare solo il codice da questa parte, ma se volete già pure provare a implementarlo, andrebbe benissimo. E cos'altro vi dico? Niente. Ok, allora parleremo su perché ci vuole l'autenticazione, che penso sia abbastanza ovvio, anche dalla nostra esperienza con i siti web su cui andiamo tutti i giorni. Poi andremo a non ripetere tutto quello che avevate già detto e avevate visto su HTTP Sessions, ma un po' a ricordarci cosa c'era, a fare un piccolo riassunto e soprattutto fare quel riassunto lì nell'ottica della sicurezza, no? Che un po' ho visto appunto quella lezione lì, avevate già parlato un po' di sicurezza, boh, quindi riprendiamo un po' e andiamo avanti e poi andiamo a vedere come si fa l'autenticazione in Flask. Quindi diciamo, in questo argomento ci sono due concetti importanti. Da una parte c'è l'autenticazione e da un'altra parte c'è l'autorizzazione. Sono due cose diverse, anche se spesso si trattano insieme o se comunque sono integrate. E quindi dal punto di vista dell'authentication, a cosa ci serve? A verificare che l'utente sia chi ci sta dicendo che è. Quindi a sapere che quello che c'è lì è veramente chi noi pensiamo ci sia. E come si fa? Boh, come lo facciamo tutti i giorni, no? Con un username e con una password. Diciamo, è il modo più pratico e anche molto più diffuso per garantire l'autenticazione. E anche quando c'è l'autenticazione in un sito web ci consente di dare un'esperienza, diciamo, customizzata ad ogni utente. Pensate, ai social network che a seconda di chi tu sia ti dà informazione diversa, ti consente di fare certe cose che se tu non fossi quell'utente lì non ti consentirebbe di fare. Ed è qua dove c'entra anche questa categoria di autorizzazione, di authorization. E che dal punto di vista sicurezza anche questa abbastanza ovvio e siamo abbastanza, diciamo, lo sappiamo bene come funziona questo, vuol dire decidere se tu hai il permesso per fare certe cose o meno, se hai il permesso solo per visualizzare o anche oltre visualizzare avresti anche permesso per fare delle modifiche, se avresti permesso per cancellare qualcosa o meno, quindi qua c'è la authorization. E poi possiamo dire che senza autenticazione non ci sarebbe authorization, no? Quindi diciamo che sono complementari, nel senso che io come faccio a sapere? Da una parte ho bisogno di sapere chi sei tu e in base a tu chi sia ti posso dare qualche autorizzazione. Beh. Dal punto di vista dello sviluppo dell'autenticazione è una cosa, diciamo, difficile, complessa, non è tanto semplice andare a implementare l'autenticazione.
è anche una cosa molto delicata, no? Nel senso che se io non sviluppo bene questa autenticazione, allora cosa succede? Il sito non è sicuro, e qualsiasi utente può fare qualsiasi cosa sul mio server, sul mio sito, con i miei dati, quindi è una cosa abbastanza sensibile. È difficile da una parte, è complesso, più che difficile è complesso e da un'altra parte è molto sensibile, è una cosa fondamentale. E quindi è complesso, ci vuole tempo, ci sono, suscettibile a errori, perché non so se ve lo ricordate, adesso lo vedremo, ma quando c'è questa... Avete visto quel diagramma in cui parla il client con il server? Quindi ve lo ricordate che ci sono diversi passaggi, c'è tanta informazione che gira tra l'uno e tra l'altro. Quindi se qualcosa non andasse bene in questi passaggi, allora ci sarebbe l'errore e ci sarebbe qualche vulnerabilità. Quindi da questo punto di vista, bisogna fare tanta attenzione a questi piccoli errori che ci possono rovinare tutto. E a volte, nelle applicazioni più complesse, più ben fatte, c'è questa integrazione con third-party systems. Cosa vuol dire? Avete visto quando andate su qualche sito e potete fare il login non all'interno di quel sito, ma che lo fate tipo con Google, con Facebook, che vi autenticate tramite un altro sito, tramite un altro servizio? E quindi boh, anche quello è bello quando si può offrire, ma dal punto di vista dello sviluppo ci vuole fare attenzione. E come più o meno lo sapete già, questo coinvolge sia il client che il server, quindi non è che si fa l'autenticazione tutta dal lato client e non è che si fa tutta dal lato server, no? Ma ci vuole l'interazione tra il lato client e il lato server. E visto che è una cosa complessa che coinvolge sia il lato client e il lato server, e è anche una cosa, diciamo, molto sensibile, dal punto di vista dello sviluppo, cosa ci conviene fare? Ci conviene usare da una parte delle pratiche standard, tipo per non andare a inventare da zero il meccanismo, tutta l'autenticazione, e da un'altra parte, boh, fidarci dagli esperti, no? Quindi cosa vuol dire fidarsi dagli esperti? Vuol dire usare i tool che ci sono già apposta per garantire che questa implementazione sia ben fatta e che anche possa essere più semplice da implementare. E a questo che serve Flask Login, che sarà il tool che andremo a vedere più avanti. Solo un attimo, controllo che... Ok. Ok, allora vi dicevo che questa autenticazione coinvolge sia il lato server che il lato client, ok? E questo slide, diciamo, non andrò a spiegarlo, diciamo, in dettaglio tutto perché è abbastanza lungo, ma diciamo qua la cosa importante, guardate la prima colonna e guardate tutti, diciamo, gli attori o gli artefatti che ci sono coinvolti, no? Da una parte c'è l'utente, che l'utente è quello che proprio fa il login e fa il logout e decide di navigare sul sito. Poi c'è l'applicazione. Quindi c'è un primo livello, a livello applicazione, che sarebbe la nostra applicazione Flask. Poi è coinvolto anche il browser. Perché pensate sia coinvolto il browser? Perché il browser chi gestisce la sessione, le cookies, quindi c'è anche il browser che è coinvolto in questo processo. C'è il server, perché? Perché il server salva anche dalla sua parte la sessione, salva la sessione. E a seconda di come venga implementata questa autorizzazione, saranno anche coinvolti o dobbiamo
progettare diversamente il route, perché a seconda dei permessi che un utente abbia, sicuramente avrà accesso a una route o meno. C'è una route per il login, c'è una route per il logout, e poi alla fine di tutto il processo, cosa, alla fine di tutto il processo, boh, diciamo non alla fine di tutto il processo, ma lì sotto cosa c'è? Il database. E perché c'è lì il database? Perché alla fine sarà su un database. Dove noi andremo a salvare l'informazione degli utenti che vogliono autenticarsi sul nostro sito. Quindi guardate che boh, c'è tutto, no? C'è dall'utente che usa l'applicazione tramite il browser si comunica con il server e poi all'interno di questa interazione ci sono le root e finalmente c'è il database lì sotto che supporta tutto o in cui c'è l'informazione con cui si riesce a dare questa funzionalità. Capito? Quindi ogni componente fa un qualcosa diverso, lo fa in una maniera diversa, si occupa di cose diverse e poi lo fa anche in un momento preciso della interazione. E guardate che oggi, boh, ci interessa soprattutto questa parte Flask e andremo a vedere com'è che il Flask Login ci supporta questa funzionalità, capire se l'utente è loggato e ricordarci dell'informazione dell'utente che in quel momento ha fatto l'autenticazione. Allora, questo è velocissimo perché sono proprio le slide che avete visto 2 settimane fa, quindi non, direi che non ci sta a fermarci troppo su questo. Perché abbiamo sessioni? Perché HTTP è stateless, cosa vuol dire? Che io faccio una chiamata e lui mi ritorna una risposta e poi quando faccio una ulteriore chiamata non posso ricordarmi cosa c'era prima, no? Quindi non è che mi memorizza, non è che mi salva da qualche parte, quindi è una cosa stateless. Visto che a noi ci interessa tenere traccia o ricordarci qualche informazione in questa interazione con il server, a questo ci servono le sessioni, ci servono le cookies. E qua c'erano degli esempi, no? Quando andiamo su Amazon e lui ci salva sul carrello cosa avevamo visto l'ultima volta, o ci salva quello che avevamo aggiunto lì. E nel caso dell'autenticazione, non è che ogni volta che fate una chiamata verso il server dovete autenticarvi, quindi vuol dire che da qualche modo noi salviamo l'informazione dell'utente. Noi salviamo un qualcosa che ci indica che quell'utente lì avrà fatto l'autenticazione prima. Ok? Quindi le sessioni ci servono a salvare informazione che ci interessa tenere lì boh, durante qualche interazione all'interno della nostra applicazione. Temporanea. E vengono scambiati messaggi tra due attori, tra due, cioè, tra due attori. E poi viene stabilita in un certo momento e poi più avanti viene finita, non è che rimane per sempre. Ve lo ricordate quando si cancellavano ad esempio le sessions o quando finiva una sessione o come poteva finire una sessione dal lato client ad esempio? Non so se ve lo ricordate, ma dal lato client quando viene cancellata la cookie, perché alla fine la sessione si materializza attraverso una cookie, no? Quindi quando dal lato client io cancellavo boh, sul browser o sull'applicazione la cookie, a quel punto non si poteva più tenere lì la sessione, perché era tramite la cookie che si manteneva la sessione. E poi dal lato server, un po' la stessa cosa, no? Quando si cancella dal lato server quella sessione che c'era lì, allora a quel punto è finita. Quindi quando il server veniva riavviato, mi pare, c'era l'esempio, a quel punto è finita quella sessione. Poi c'è una in particolare che sarebbe questo session ID, che
che nell'ottica della sicurezza e di questo che stiamo parlando adesso sarebbe quella più importante, che alla fine è un meccanismo per mantenere, per tenere attiva la comunicazione tra il client e il server, sapendo che quel client lì è stato autenticato. Capito? E quindi come funziona? È abbastanza semplice dal punto di vista concettuale. Dopo che io mi autentico, ricevo dal server un session ID. E poi quel session ID che è stato dato da me dal server mi serve a fare le chiamate. Cioè, ogni chiamata che io faccio al server, gli dico, io sto facendo questa chiamata e eccolo qua il mio session ID. Il server cosa fa? Il server controlla se quel session ID è ancora valido. Se, prima se è valido, se è ancora attivo, e poi a seconda di questo ti risponde o meno, ti dà l'informazione che tu hai chiesto. Bene, poi dal lato client questo viene salvato e gestito tramite le cookies, che sapete cosa sia, l'avete già visto. Niente, sì. Non so se avete qualche domanda finora o se avete qualche domanda sulle cookies. Siamo più o meno, diciamo, quell'argomento lì, più o meno lo sapete? Sì, no? Beh, possiamo andare avanti, vero? E giusto per ricordarci c'è questo diagramma, no? Che ci fa visualizzare tutto molto, molto più chiaro. C'è il browser che fa la richiesta con lo username, il username, la password, c'è il server che andrà a controllare se quel username e quella password sono giusti. E secondo voi, com'è che lui controlla che quel username e quella password siano giusti? Contro chi controlla lui? Contro il database, perché alla fine ci sarà una tabella utenti con tutti gli utenti con il suo username e la password. Quindi io server prendo la tua richiesta, controllo sul database se quell'utente esiste, nel caso fosse il login, quindi io controllo che quell'utente ci sia, poi controllo che la password sia quella giusta e basta. Se fosse così, allora cosa ti ritorno? Una session ID, capito? E ti dico, ogni volta che tu abbia bisogno di fare una richiesta verso di me, usa questa session ID, come se fosse una chiave, no? Quindi, come se il server ci buttassi un'autorizzazione tramite la quale noi possiamo fare le richieste con quella session ID, e lui non è che ci autentichiamo ogni volta, ma ogni messaggio, ogni interazione avrà quella session ID. Se poi io come cliente quella session ID che sto passando non fosse più attiva, non fosse più valida, allora cosa mi dà il server? Mi darebbe quel messaggino lì tipo non ce l'ho fatta, non è autorizzata quella session ID e quindi ci butta quello stato 401 unauthorized. Bene. Bene, anche queste slide avevate già visto prima. Diciamo di queste slide la cosa più importante da ricordarci sarà quella di usare le best practice, quindi non è che andiamo a reinventare da capo come fare l'autenticazione, ma usiamo già un qualcosa che si è implementato, qualche standard, qualche tool, come andremo a fare adesso più avanti. E poi, boh, sì, c'è anche quest'altra, tipo, mai salvare informazione importante sulle cookies, o informazione particolarmente sensibile, perché?
Perché se ci fosse qualcuno che ha accesso al nostro computer, al nostro browser, potrei scaricare le cookies e se l'informazione è lì salvata, allora vedo tutto. Quindi non viene mai salvata l'informazione sulle cookies dal lato client, ma cosa facciamo? Viene scambiata l'informazione con il server e questa informazione che viene scambiata con il server sarà... Facciamo l'encrypt così siamo sicuri che la comunicazione è giusta, ma non si salva mai dal lato client e non si salva mai senza prima fare l'encrypt dell'informazione che ci serve. Che questo sicuramente vi farà più senso quando facciamo l'esempio pratico. Okay. Quindi com'è che funziona il login? Più o meno lo sappiamo tutti, no? Facciamo il login tutti i giorni, quindi c'è un utente che va a compilare un form. Qua, quando parliamo di form, sappiamo che nella nostra applicazione Flask cosa ci sarà? Una view con quel form che ci andrà a chiedere il login e la password. Bene, quindi per ora provate a immaginare questo flow pensando sempre all'applicazione nostra, all'applicazione Flask. E quindi questa prima parte parte dalla vista e quella view sarà un form in cui ci verrà chiesto il username e la password. E poi lì sempre sul form noi possiamo fare una prima validazione, no? Nel senso che se l'utente non inserisce nulla o non inserisce una mail o lascia vuoto lo spazio con la password, allora ci possiamo accorgere subito. Dalla parte del client, dalla vista. E questo lo sapete fare anche perché nella lezione sui form c'era la validazione sulla vista. E poi facciamo una chiamata post. Perché una chiamata post? Perché ci interessa inviare come parametro l'username e la password. Poi c'è il server che prende quell'informazione lì, verifica se l'utente esiste sul database. E se la password è quella giusta, se la password sì, è quella giusta, se non è quella giusta, allora ci risponde è sbagliata, hai sbagliato, non esiste l'utente o la password che hai inserito per quell'utente non è quella giusta, altrimenti c'è il server che crea il session ID, lo salva, e ci ritorna dalla parte client quel session ID con cui riusciremo a comunicarci. E finalmente, diciamo, tutto si conclude quando dalla parte dell'utente c'è una vista in cui noi andremo a dire, boh, vabbè, è andata bene, quindi welcome o ti butto qualche informazione, ti faccio sapere in qualche modo che l'autenticazione è andata bene. Ma, diciamo, questo è abbastanza intuitivo. Bene, quindi fin qua ci sono domande? Tutto chiaro? Guardate che finora se noi volendo potremmo già fare l'autenticazione con quello che sappiamo finora o con quello che sapete finora, no? Perché più o meno ce la caviamo a fare questa cosa qui sapendo che ci sono le session, che c'è la cookie, quindi volendo uno potrebbe provare a implementarla con quello che sapete. Finora, per esempio, noi salvavamo la session, l'informazione sulla sessione, come una cookie, ve lo ricordate? Tipo che c'era session, username e salvate lì qualcosa. Quindi, più o meno, finora, con quello che sapete finora, si potrebbe fare. Poi, perché non lo facciamo così? Perché è complicatissimo, bisogna fare attenzione a tante piccole cose, poi è una cosa sensibile
E quindi per questo che decidono di usare questo Flask Login. Cosa fa questo Flask Login? Ci implementa tutta questa interazione, ma diciamo, la implementa per noi, in modo che noi possiamo usare quello e lì sotto lui ha implementato tutta questa interazione e ci garantisce che quello che ha implementato lui è giusto, che è sicuro e che poi è fatto secondo gli standard, ok? Quindi che rispetta gli standard. Quindi è una libreria che ci dà questo management, questa gestione della sessione, in modo che non dobbiamo farlo noi da capo, né tenere traccia di tutto. E si chiama Flask Login. Qua c'è la documentazione. Ovviamente qua, diciamo, adesso non posso andare a farvi vedere tutte le cose che si possono fare tramite la libreria, andremo a fare solo quelle più fondamentali. Poi, se volete andare a vedere tutti i parametri e tutto quello che potete cambiare e aggiustare, boh, lo trovate lì sulla documentazione. E per installarla potete eseguire questo comando, se volete già farlo, npm install flask login. Non dovrebbe dare problemi. E ci gestisce il login in, cioè l'autenticazione, il login out. E si ricorda dell'utente in modo che non dobbiamo sempre andare a fare l'autenticazione. Ci gestisce la sessione e è anche in grado di, che lo vedremo anche sull'esempio, di restringere le viste a cui io posso avere accesso se non sono autenticato. Quindi vedrete che sul codice possiamo indicare che una root verrà mostrata o verrà data all'utente solo se è autenticato tramite un meccanismo molto più semplice, un decorator che verrà messo sulla root e ci aiuta a gestire questo remember me, no? Sapete cos'è il remember me? Quando su un sito voi vi autenticate e anche se chiudete il tab o se chiudete il sito e riaprite la pagina, ci siete ancora lì autenticati perché lui si ricorda che precedenza. Quindi in modo che non siamo noi a gestire tutte queste cose, ma ce lo gestisce questa libreria. Ci sono dei componenti importanti, boh, un paio di componenti importanti, lo gestisce tutto tramite un login manager, diciamo così si chiama la classe o l'oggetto tramite il quale lui ci gestisce tutto. Ora vedremo come si implementa. Bene. E poi si inizializza così, login manager.initapp, e lì viene messo come parametro l'app che abbiamo creato in precedenza. Dunque, come configurazione, appunto, c'è questo e la nostra applicazione, una volta ci sia Flask Login, sarà un qualcosa come questo, no? Quindi, from Flask Login, noi andiamo a importare il login manager, che sarebbe tipo la classe o l'oggetto principale. E lui andrà a usare anche il secret key. Quindi ve lo ricordate che in precedenza, quando usavamo le sessioni, c'era un secret key che ci serviva, boh, a incriptare i cookies che venivano scambiati. Quindi anche qua, visto che sotto ci sono le sessioni, dobbiamo per forza anche definire questo secret key. Quindi niente, è abbastanza semplice. Come vi dicevo prima, sul repository del corso ho caricato tipo un template, quindi se volete potete scaricarlo e provare a implementare già questa cosa qui. Bene, e poi per l'implementazione ci sono due cose importanti o due cose, diciamo, diverso da quello che solitamente si fa o che abbiamo fatto finora con le librerie, per dire. Da una parte, questa libreria ci garantisce che ci gestisce tutto, ma mette due condizioni. Da una parte, che noi dobbiamo creare un oggetto user in modo da indicare
nella nostra applicazione cosa intendiamo noi come utente. E questo lo facciamo tramite la definizione di una classe che si chiamerà user. Capito? E quindi lui ci dice, va bene, io gestisco tutto, ma indicami per te cosa sarebbe un utente. E per indicare class login cosa sarebbe un utente, andremo a creare una classe e poi oggetti di tipo utente. Poi sull'implementazione vediamo come si fa questo. E quindi rappresenta lo che noi capiamo per un utente nella nostra applicazione. Noi possiamo decidere cosa, diciamo, gli attributi dell'utente, anche le funzioni, diciamo, possiamo andare a customizzare il nostro utente, non è che ci sia un template fisso che non si possa modificare, ma dobbiamo essere chiari a dire questa cosa qui è l'utente, con queste proprietà, con queste caratteristiche, ma io ti indico che questo oggetto qui ci rappresenta un utente. E poi, diciamo, sotto quell'oggetto user potrebbe esserci qualsiasi database system. Quindi non siamo costretti a usare un certo database per supportare tutta questa funzionalità, ma basta con dire questo è un utente, io gestisco gli utenti così e sotto io posso collegare quella classe con qualsiasi database system. Nel nostro caso lo faremo con SQLite, visto che finora abbiamo usato SQLite, che è quello più pratico e più semplice da spiegare e da implementare. E poi c'è questo user loader, che come si capisce dal nome, sarebbe un metodo per indicare da dove andare a prendere il nostro utente. Capito? Quindi quando tu, Flask, login, abbia bisogno di prendere un utente, lo prendi in questa maniera o lo prendi da qui. Quindi c'è questo metodo che ti restituisce, che ti ritorna un qualcosa di tipo user e che sarà il metodo, il callback che userà la libreria per andare a prendersi un utente. Ci sono poi altri metodi che si possono andare a implementare. Altri metodi con callback che si possono andare a implementare, ma diciamo che per ora, per far funzionare la libreria, ci bastano questi due. Ok, sì, appunto, serve specificare come caricare un utente da una richiesta Flask e la sua sessione. Poi questa classe utente, questa classe user ha dei metodi che noi possiamo andare a sviluppare, tipo isAuthenticated, che sarebbe un metodo per dire se l'utente è authenticated, isActive, isAnonymous e getID. Bene, comunque per fortuna c'è già un'implementazione standard di quella classe che noi possiamo. Non so come, qual è la parola in italiano per inherit? Ereditare, eh sì. Bene. Quindi c'è già questo user mixing, che è una classe già fatta, già implementata dell'user, che noi possiamo andare a ereditare in modo di usare già quell'implementazione standard che c'è lì. Quindi guardate che nel nostro codice io andrò a creare una class user, ma non la faccio da capo e non devo implementare tutti questi metodi. Ma io dico, questa mia classe andrà a ereditare quella standard, diciamo quella implementazione che c'è già, che si chiama user mixing, e se io poi volessi aggiungere o customizzare qualche metodo o qualche attributo, posso farlo, no? Guardate che qua lo faccio. Io dico, la mia classe prende l'implementazione di quei metodi da questo user mixing, ma lasciami che io ti creo questo costruttore, ti definisco gli attributi per il mio user. Capito? Quindi questo user mixing ci dà un'implementazione standard, o una implementazione default dei metodi che
cui il flash login ha bisogno, possiamo ereditare quella classe, ma in poi possiamo anche customizzare i metodi e customizzare gli attributi di quella classe user. Si capisce questa cosa? Si capisce come si fa come va a ereditare quell'altra classe che c'è già implementata? Diciamo, se capite qua, boh, ci siamo a posto, perché diciamo, questa è la magia dell'implementazione. Andare a specificare cosa è un utente per noi tramite questa classe, che poi viene ereditata da user mixing. E quindi ve lo ricordate, c'erano due cose da fare, o due componenti importanti da tenere conto. La classe, questa user, e user loader. E cosa faceva il user loader? Ti dicevo a te, Flask Login, com'è che puoi fare a caricare un utente. Quindi guardate questa implementazione qui. C'è un decorator per dire che questo user loader appartiene al login manager, quindi per indicare che questa funzione qua sarà la nostra implementazione di questo callback user loader che ci viene chiesto dal login manager. Allora il login manager ci richiede di avere questa implementazione e noi qua veniamo a farla. Riceve come parametro un user ID e diciamo, l'implementazione va fondamentalmente, o quello che facciamo noi qua tramite il codice, è indicare o andare a prendere l'utente della nostra applicazione che ha quell'ID che ci entra come parametro. Capito? Quindi quando Flask Login avrà bisogno di prendersi un nostro utente, io ti dico che facendo questo che tramite questo snippet, questo pezzo di codice, io ti sto dando quell'utente di cui hai bisogno. Quindi è la funzione in cui specifico come andare a restituire a Flask Login l'utente che lui mi ha chiesto tramite questo parametro user ID. Allora, e questa implementazione ovviamente dobbiamo farla noi, perché siamo solo noi a sapere come si fa questa cosa, no? Guardate che questa non possiamo fare prendere la ereditare questo da user mixing, perché lui non saprebbe come risolvere questo dipende da noi. Siamo noi che diciamo, ah, ma guarda che dietro c'è un database in cui devi andare a fare questa, su questa tabella devi andare a fare questa query, prenderti l'utente e te lo do io. Bene? Quindi questo per forza dobbiamo andare a implementarlo noi. Non c'è modo che senza implementare questo Flask Login riesca a capire come andare a prendere un utente. E poi avete visto cosa restituisce questa funzione? Una cosa di che tipo? Un oggetto di che tipo? Un oggetto utente? Sì, quindi non è che posso restituire un dizionario, non posso restituire una stringa, no? Ma un utente. Perché? Perché Flask Login si aspetta un utente. Perché Flask Login riesce a gestire tutto con un qualcosa di tipo utente e quindi noi passiamo all'utente. Quindi per riassumere, due cose importanti. Uno, definire la classe utente, andare a definire quel modello lì. Un'altra cosa importante è andare a fare l'implementazione di questo metodo loadUser. Ci siamo? E con questo, diciamo, sono le due cose con cui possiamo far partire l'applicazione, far funzionare l'applicazione. Ci sono altre cose che si possono customizzare, che si possono implementare, ma queste due sono quelle fondamentali. Quindi fin qua, tutto chiaro, tutto a posto? E poi quando questo ci funziona diventa tutto fighissimo, perché vengono invocati i metodi e lo fa tutto Flask Login, ce lo gestisce tutto Flask Login. Quindi da lì sembrerebbe come se fosse tutto magia, ma in realtà sappiamo cosa sta succedendo sotto. C'è lui che invia la session, che gestisce tutto, ma
A noi, dal punto di vista del codice e dell'implementazione, ci basta con andare a invocare i metodi che ci dà la libreria. Quindi, per dire questo qua, sarebbe un metodo per andare a fare il login, no? Si capisce dal codice. L'unica cosa importante è che questo metodo login user, cosa si aspetta come parametro? Si aspetta un qualcosa di tipo user. Dunque, se noi siamo riusciti a prendere dal form questa informazione qui, prima di passare quella informazione, cosa facciamo? Creiamo un qualcosa di tipo user e passiamo quel user come parametro. E poi se ne occupa Flask Login. E dopo di aver fatto il login, se tutto va bene, cosa possiamo fare? Possiamo andare a reindirizzare a questo profile. Che questo profile sicuramente sarà un root o una pagina che richiede l'autenticazione dell'utente. Ne pensate così come Facebook, non so. Solitamente dopo che fate il login, lui vi porta da qualche parte che richiedeva l'autenticazione. Vi porta un home per gli utenti autenticati. E questo login required, secondo voi cosa farebbe questo decorator? Anche questo è molto semplice, no? Molto pratico e anche molto intuitivo. Poi sopra il root che richiede l'autenticazione o che ha bisogno dell'autenticazione, mettete quel decorator. Per indicare che se l'utente non ha ancora fatto l'autenticazione, non potrebbe fare quella chiamata lì, far renderizzare quella pagina lì. Quindi, se l'utente non è autenticato e noi andiamo sul browser, mettiamo slash profilo, ci butterà qualche messaggio d'errore e ci dirà: guarda che non sei autenticato, non hai permesso per entrare qua. E quindi da quella parte lì c'è quello che parlavamo prima, c'è l'autenticazione e c'è l'autorizzazione, no? In base a se l'utente è autenticato o meno, avrà autorizzazione per... Questo cos'è? Ah, ok, sì, questo per indicare se questa root, questa funzione qui richiede l'autenticazione o se si potrebbe anche renderizzare senza l'autenticazione. Così come c'era una funzione per far login, c'è la corrispondente funzione per far logout. Per questo logout, guardate che non... Volendo, non ci vogliono parametri, ci potrebbero essere parametri, ma in questo caso se non c'è nulla di particolare, noi possiamo dire semplicemente logout user. Guardate che in questa implementazione qui ha senso che questa root abbia come decoratore che venga richiesto un login required, no? Quindi, visto che sei autenticato, ha senso che tu faccia il logout. Sarebbe strano, tipo, se io consentisse qualcuno di fare il logout, non essendo sicuro che ci sia stato in precedenza un login, o che per andare lì non ci voleva un login. E potrebbe portarci a qualche errore, no? Perché allora tu mi fai il logout, ma io non sono ancora, non saprei se eri logato o meno, quindi ha senso dire che in questo logout. Dovremmo, non, diciamo, non è che non parte l'applicazione, ma ha senso dal punto di vista concettuale avere lì un login required. E dopo che fai il logout user, cosa fa?
viene reindirizzato, che ne so, alla pagina home, al home del sito. Quando fa logout, sotto cosa capita? Vai, cancella tutte le cookies tutte le cookies della sessione e basta. E questi puntini qua sono per indicare che c'è più codice lì, no? Non è che questo sia tutto il programma, ma ci sarà qualcosa lì in mezzo. E poi l'ultima cosa, ve lo ricordate, l'avete anche fatto nel lab, che facciamo questa finta autenticazione, che era tipo cliccare il bottone e poi dopo che facciamo questa finta autenticazione ci rimaneva lì il nome dell'utente. Ah sì, appunto, c'era la finta autenticazione, veniva aperto il model view, e voi sceglievate un utente e poi rimaneva lì. E ci prendevamo quell'informazione da session username. Ve lo ricordate? A questo ci serviva diciamo, l'implementazione molto semplice che avevamo fatto delle session. Qua, tramite cosa riusciamo a prenderci quell'informazione? Tramite questo attributo, questo proxy current user. Okay. E quindi se a noi ci interessa sapere, questo sarebbe, boh, sì, su una vista, se a noi ci interessa sapere prima se l'utente è autenticato e a seconda se l'utente è autenticato o meno, ci renderizza la pagina in un modo o in un altro. E poi possiamo anche andare a chiedere informazioni sull'utente. Quindi avrebbe senso dire, ora lo faremo sulla pratica, ma avrebbe senso pensare che questo pezzo qui sarà nel navbar, no? E quindi nel navbar, se c'è l'utente autenticato, quindi ci sarà un bottone con il nome dell'utente. Altrimenti, boh, quel bottone o quel label lì non ci sarà. Quindi come possiamo implementare questo? Tramite questo current user. E guardate che tutti questi componenti che vi ho descritto richiedono di essere importati qua tutti da Flask Login. Okay. E poi c'è sì, un'ultima cosa a cui dobbiamo fare attenzione, diciamo, non rientra questo non è un corso di sicurezza, ma comunque. Un po' bisogna gestire le cose in maniera giusta, non è che possiamo anche sottomettere così le password senza nulla. Quindi dobbiamo tenere conto che non si possono mai salvare le password in plain text, cioè senza nessuna encrizione sopra, non si possono salvare sul database senza encrizione e non si possono far girare tra il client e il server senza usare prima qualche algoritmo che ci consenta di garantire, di gestirle in modo sicuro. E per questo che andremo a usare una funzione di hashing. E il modo più semplice che ho trovato per fare quel hashing sarebbe usando questa libreria. Potete anche installarla tramite questo comando e che ci fornisce due metodi abbastanza semplici per generare il hash della password e poi per verificare il hash della password, no? Uno quando andrò a salvare quell'informazione, un altro quando mi prendo l'informazione dal database e voglio vedere se la password che ha inserito l'utente nel form coincide con quell'altra che mi sono preso dal database. Non so se ci sia qualcosa da spiegare. No, ma in realtà no, è abbastanza semplice. Mettiamo come parametro la password e un metodo di encrizione e basta. Non ci vuole niente. Bene, quindi andiamo a implementare questo. Non so se qualcuno ha già provato a girare quello che c'è su GitHub. Ora lo facciamo comunque. E dovrebbe essere questo, quindi qualcosa di molto semplice. Qua c'è un bottone per fare il login, un altro per fare il sign up, per iscriverci, e
Per fare il login, ci chiede l'email e la password, e per fare il sign up c'è il nome, il cognome, l'email e la password. E solitamente, boh, quando voi fate sign up su qualche sito, c'è un altro confirm password, per essere sicuri che non abbiamo sbagliato la password. Potrebbe esserci anche un captcha per essere sicuri che non siamo rogue. Ci sono più cose che si possono fare, qua ce la teniamo semplice. Giusto per fare l'esempio, e dopodiché io faccio il sign up e poi faccio il login. Dovrebbe portarmi su questo sito in cui avere qualche informazione su di me. Facciamo un esempio stupido, poi voi nel lab andrete a fare qualcosa di più interessante. Ok? Bene, quindi abbiamo finito o più o meno in un'ora. Sì, io direi che possiamo fermarvi qua, fare una pausa, e poi tornate e facciamo tutto dal punto di vista pratico. Solitamente quanto ci mettete per la pausa? Mezz'ora? No, tipo 15 minuti? Boh, non lo so. Bene, quindi ci vediamo tra 15 minuti e facciamo la parte pratica.